Un bimbo di 1 anno e mezzo di età è stato tenuto in gabbia, una gabbia per cani, chiusa a chiave intorno a lui, animali, armi, marijuana, questa droga. La scoperta scioccante fatta ieri dalla polizia è intervenuta per salvare un animale maltrattato dai padroni. Ci troviamo nella contea di Henry, nel Tennessee, negli Stati Uniti d'America. La famiglia del bimbo viveva completamente isolata in una zona rurale, quindi di agricoltura, di piena agricoltura, senza le più importanti norme igieniche. Il piccolo veniva segregato all'interno della gabbia con tutti i suoi amati giocattoli, insieme ad altre gabbie in cui c'erano animali di ogni tipo, decine di gatti e cani, ma anche centinaia di topi, da dare in pasto ad una boa di 3 metri e ad altri serpenti, conigli, polli e roditori, tutti stipati nel medesimo spazio in cui intrappolato si trovava addirittura il bambino. Lo sceriffo della contea di Henry ha detto: "Non ho visto mai niente di simile." All'interno della casa la situazione era di degrado totale e completo: stanze zozze, sporche, ricche di escrementi, di cani, scarafaggi e addirittura il pavimento mancante in qualche parte. La polizia ha arrestato i genitori del piccolo, un uomo di 46 anni di età, una donna di 42 e addirittura il nonno di 82 anni. Le accuse sono le più varie, vanno da maltrattamenti su minore, su animali, detenzione illegale di armi, produzione e possesso di stupefacenti. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Un saluto da Leandro, narratore italiano.